Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata di Domande sulla Divina Volontà. Speriamo che la connessione vada bene e possiamo lavorare in santa pace e sereni e distesi. Scorro e cominciamo subito, se Dio vuole, con la prima domanda. Giamma Laurenti dice, ascoltando una sua recente meditazione sulla Divina Volontà, mi è parso di comprendere che sui sì detti al Signore, sacramenti, consacrazione, anche se superficialmente non si può tornare indietro. È così? Grazie. Per alcuni sacramenti certamente sì. Nel cristianesimo, così come fondato da nostro Signore Gesù Cristo, ci sono dei cosiddetti sacramenti che non si possono ripetere e che lasciano il cosiddetto carattere, cioè un sigillo indelebile nell'anima, che una volta impresso ancora non lo può togliere nessuno. Si tratta del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro. Altri sacramenti, come il matrimonio, non imprimono il carattere, ma sono caratterizzati dall'intrinseca indissolubilità. Per cui fino a quando non muore uno dei due coniugi, il matrimonio non può essere sciolto da nessuno, manco dal Papa. E questo concetto va inteso in senso stretto, nel senso che può essere successo qualunque cosa. Ecco perché molta gente fa fatica a comprendere la disciplina della Chiesa, ma un sacramento validamente celebrato, io faccio sempre questo esempio per far capire alle persone, è come un'ostia consacrata. Se io consacro un'ostia, non ci posso ripensare. Dopo che ho terminato di pronunciare le parole della consacrazione, quell'ostia è consacrata. E io dico sempre scherzando, se venisse il Papa nella mia parrocchia e dicesse, guardi, a me Don Leonardo mi sta antipatico, quindi tutte le ostie che ha consacrato lui le voglio sconsacrare, non lo può fare. Non lo può fare, ma col Papa, perché quelle ostie sono consacrate. Quindi una volta che un matrimonio è celebrato, allora tutte le situazioni purtroppo brutte che si possono determinare sono tutte umanamente comprensibili, molto dolorose, non si può giudicare, tutto quello che noi vogliamo. Vero è che un matrimonio andrebbe preparato bene, con un fidanzamento santo, con una vita di fede, comunque le valutazioni, come dire, della situazione sono un discorso. Ma rimane una cosa, che quel sacramento è indissolubile, non ci si può fare niente. Ecco perché l'unica cosa che la Chiesa, come dire, permette, ma non raccomanda, è che se proprio uno non ce la fa più o ha subito un adulterio, sul diritto canonico, può semplicemente interrompere la coabitazione, cioè rimanendo fermo il matrimonio, non ce la faccio umanamente e psicologicamente a sopportare tante cose, la Chiesa per andare incontro all'umana debolezza dice, vabbè, ognuno per conto suo, ma il matrimonio rimane. Quindi non si può né risposare con qualcun altro, né tantomeno, come dire, intessere delle relazioni diverse da quelle amicali con qualunque altra persona. Le forme di consacrazione alla Madonna, come dire, di per sé non sono irrevocabili, come dice San Luigi Maria Monfort, e anche la consacrazione totus tuus deve essere fatta con l'intenzione di farla vita, ma se uno non rinnova la consacrazione con l'intenzione di svincolarsene, si può fare, però, come dire, non essendo una consacrazione, non è un sacramento che non si può ripetere, è semplicemente un sacramentale. Però, ecco perché prima di fare una consacrazione così impegnativa, bisognerebbe rifletterci bene, anche se non si è legati da voti. Certamente, se uno facesse la consacrazione totus tuus attraverso la forma anche privata del voto irrevocabile, allora a quel punto, d'accordo, anche un voto irrevocabile che una persona fa crea un legame indissolubile. Tuttavia, un voto, questo perché ci formiamo anche un po' durante queste catechesi, un voto può essere dispensato per giusta causa dalla competente autorità ecclesiastica, che sono il vescovo per la diocesi, oppure il penitenziere della diocesi, oppure il parroco proprio, ma il parroco proprio del proprio territorio, oppure, per quanto riguarda Roma, la penitenzieria apostolica,
e dove veramente è tutto possibile, insomma, no? Ecco, però nel cristianesimo c'è questa cosa, perché è proprio insita nella vita divina e nella dinamica dell'amore. Cioè, una volta che una cosa si dà, non si prende indietro. D'accordo? O non la dai, oppure se l'hai data, l'hai data. Capite? Questo è modellato anche con quello che ha fatto nostro Signore. No? Nostro Signore, una volta che si è incarnato, ecco perché si tratta di incarnazione vera, ecco perché la Chiesa ha combattuto nei primi secoli contro tutte le eresie. Chi è interessato a questi discorsi un po' elevati, sul mio blog personale sono una montagna di articoli che ho scritto a suo tempo, proprio formativi, sul nostro Signore Gesù Cristo, dove si approfondiscono anche i primi 6 concili. Che la Chiesa non è che ha fatto battaglie teoriche, tanto per fare qualcosa, ma ha sempre difeso il realismo e la verità dell'incarnazione. Cioè il momento in cui il Verbo si è fatto carne, attenzione, quindi non è che ha preso un uomo preesistente e l'ha unito a sé, se fosse un'unione di questo genere, come lo prendo così lo mollo? No, farsi carne, cioè realizzare l'unione ipostatica, vuol dire che ha unito a sé quella natura umana creata, la sua persona divina, in maniera indissolubile. Perché una volta fatto, non si torna indietro. Noi siamo certi che per tutta l'eternità, da quel momento in poi, la seconda persona della Santissima Trinità, oltre ad avere la sua vita divina che ha sempre avuto nel seno del Padre e con lo Spirito Santo, ha anche un'altra natura unita a sé, cioè quella umana assunta. Non si torna indietro. O non lo faceva, oppure una volta che l'ha fatto, capite? Quindi questa definitività è insita in tante cose che fanno parte della nostra vita e fede cristiana cattolica, proprio perché fanno parte, come dire, dell'agire stesso di Dio. Per esempio, una cosa che San Paolo scrive nella lettera ai Romani, che prima della parusia il popolo di Israele si convertirà, riconoscerà Gesù. Romani 9:11. Se qualche nostro fratello ebreo ascoltasse questa cosa qui, potrebbe anche non essere molto contento e dire: ma tanto stupidaggini, noi vogliamo essere rispettati per la nostra religione. Per carità, devono essere rispettati per la loro religione, no? Però San Paolo questo l'ha scritto e lo ha giustificato. Perché? Perché le promesse di Dio sono irrevocabili. Dio si è legato col popolo di Israele, sia con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosè, d'accordo? Per cui non aver storicamente riconosciuto Gesù come l'inviato anzitutto a loro ha soltanto rimandato, come dire, ritardato i piani divini. Ma quello è il popolo eletto. Capiamo? Basta andare a leggere Romani 9:11, eh? E Dio non revoca le promesse, no? Una volta che fa. Dio non è come noi, che fa e poi si rimangia le parole. O non parla, o se parla, quello che dice non è un uomo che dice e poi si pente, eh? Ecco. Bene, scusate, la domanda di Gian Maria ci ha fatto uscire un pochettino, però dobbiamo comprendere anche come la divina volontà, come dire, non è un compartimento stagno, perché come ho detto tante volte, la divina volontà è nel cuore stesso della vita della Chiesa. E la vita della Chiesa è questa. Ecco. Bene, Chiara Leonilde scrive: buonasera, Don Leonardo. Gesù parla a Luisa delle verità sulla divina volontà che è importantissimo conoscere. Ce ne può accennare o ha fatto delle catechesi al riguardo? Ma chiaramente le verità sono ogni singola parola che Gesù ha scritto, ha fatto scrivere nel libro di cielo. Quindi certo che ne ho fatte di catechesi, insomma, ne ho fatte una montagna di catechesi e anche di meditazione, e se Dio vuole stiamo ancora in work in progress, insomma, anzi, ho visto in giro, insomma, con mia non indifferente sorpresa, che c'è qualche sito addirittura che le ha sbobbinate alcune, le ho riconosciute, insomma, alcune mie catechesi, alcuni miei interventi, per darle disponibili anche in forma scritta, perché sono veramente tanti. Qualcuno ogni tanto mi chiede queste cose, questo io chiaramente non c'ho tempo di fare un lavoraccio del genere, anche perché nel mio parlare, purtroppo voi pregate per me, anche perché nel mio parlare, siccome io ho un problema di eccessivo accavallamento
di idee in contemporanea. Quindi purtroppo quando parlo o corro un po' troppo, o sto dicendo una cosa, ne apro un'altra e poi rientro. Quindi spero anche tanto, vorrei, mi vergogno un po' di questa cosa perché non vorrei creare difficoltà agli ascoltatori, insomma, quindi complicargli la vita e rendergli le cose un pochino più difficili, no? Quindi le verità sono tutte. Io ho sempre detto che le catechesi fanno bene, le meditazioni vanno bene, certo la meditazione mattutina, per esempio, sugli scrisse, cioè se uno fa la meditazione mattutina si legge sicuramente il brano corrispondente, anzi se lo legge se lo medita, ma la conoscenza personale per chi vuole vivere in questa cosa qui è qualcosa a cui deve addentrarsi, cioè Gesù non fa le cose, oltre che non parlare a vanvera, Dio non fa cose inutili. Per cui si è fatto scrivere 36 volumi, numero tra l'altro non casuale, dovrò ritrovare un giorno qualcuno che ci ha fatto uno studio, non mi ricordo, 1, 2 per 3, insomma, sto numero contiene delle molte indicazioni dell'1, del 2 e del 3, insomma. Adesso quindi la Santissima Trinità, ma proprio in una maniera spettacolare, non lo ricordo bene, non lo posso citare, ma ricordo che mi fu inviato proprio a me personalmente. Ecco, adesso mi capita. Quindi, 36 volumi per 40 anni. Perché dal 1898 al 1938, due numeri, tutti e due molto significativi. 40 anni, 40 è proprio è un numero fondamentale nella Sacra Scrittura. Quindi, sapete che 40 anni di esodo nel deserto, 40 giorni Mosè prima di ricevere i primi comandamenti, 40 giorni Gesù nel deserto, quaresima, quadragesima, 40 giorni di penitenza ogni anno noi dobbiamo fare, no? Per chi crede a Međugorje, sta attendendo con trepidazione l'anno prossimo, perché l'anno prossimo sarà il quarantesimo delle apparizioni. Capito? Quindi se Dio non fa niente di inutile, né di fatto a caso. Quindi se Adamo, e tante volte Luisa glielo diceva, guarda che devi scrivere tutto, perché una sola delle verità che tu ometti andrai a fare un danno, perché toglierà una sfaccettatura alla mia divina volontà, ma c'è anche un'altra cosa che la penso personalmente io, no? Noi siamo tutti quanti diversi. Cioè, io per esempio quando leggo alcuni brani rimango veramente esterrefatto, cioè estasiato. Non è detto che lo stesso brano che rende esterrefatto e estasiato a me rende esterrefatto ed estasiato anche qualcun altro. Può darsi che qualcun altro che ha una sensibilità diversa dalla mia, una personalità diversa dalla mia, magari sia più impressionato da un brano che magari a me, che non mi faccia né caldo né freddo, no, perché nessuno di quei brani, insomma, ti lascia, che non ti fa né caldo né freddo, che però magari bello, ma non mi proprio entusiasma particolarmente, no? Quindi questo può tranquillamente succedere, questo qui. Quindi Gesù sa questa cosa, è anche il motivo per cui, per esempio, c'è dentro la Chiesa, siamo in tanti, no? Ci capita anche con le persone, per esempio, cioè, ci può essere una persona che si trova bene con il modo di esprimermi, di parlare che ho io, per esempio, è un'altra persona che con il modo di esprimere e di parlare che ho io sono in difficoltà, o peggio ancora viene infastidita. E invece con un altro, con un fratello, che si esprime diversamente, c'ha uno stile differente, c'ha un modo di parlare, beh, si trova bene. Queste sono tutte quante cose che non devono stupirci, insomma, perché abbiamo sensibilità e personalità differenti, quindi c'è Dio che lo sa, prevede una pluralità, diciamo così, di mezzi, di fonti d'accesso, proprio perché e nessuno possa dire: ah no, a me mi fastidio questa cosa, se me l'avessi detto in un altro modo. No, 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 ci stanno tutti i modi con cui ti viene detta, insomma, no? Quindi, bene, nei libri di cielo Gesù riferisce molto sulla vita perfetta di Adamo nella divina volontà, ma non mi pare che io sia molto citato, così oppure mi sbaglio secondo lei, perché ai 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 Giamma Laurenti, perché di questo sicuramente ne abbiamo parlato in una puntata, forse addirittura la settimana scorsa. Il motivo è molto semplice, perché il capostipite dell'umanità, colui le cui conseguenze delle azioni, sia nel bene che nel male, sarebbero ricadute su tutti, Eva compresa, è Adamo. Se il peccato originale l'avesse commesso per assurdo soltanto Eva, a noi non sarebbe successo niente. Non avrebbe, come dire,
infettato il genere umano, sarebbe stato un fatto suo personale, perché non è il capo stipite. Tutto qui. Solo questo è il motivo. Salvatrice, qualcuno che... Claudia Zanzeri, può spiegare all'ufficio di mamma che Maria Santissima fa Gesù con l'anima quando lo incontra sul Calvario ed è impedita fisicamente ad aiutarlo? Una cosa molto molto semplice, quindi quello che possiamo fare anche noi con l'Eucaristia e con tutte quante le riparazioni che possiamo, se vogliamo, e dovremmo, se vogliamo, fare nella Divina Volontà, per esempio per tante cose brutte che si fanno nei confronti dell'Eucaristia. Io vedo fare una comunione sacrilega. Sono certo che qualcuno faccia una comunione sacrilega, almeno certo, magari vedo una persona che so stare in stato di peccato grave, oggettivo, e magari prima di 2 minuti prima di entrare alla messa mi ha detto che non si è confessato, va a farsi la comunione, per cui, fermo restando che il giudizio ultimo spetta sempre al Signore, noi però stiamo a quello che si vede, è molto probabile che quella persona abbia fatto un sacrilegio. Che ci posso fare? Gli tiriamo il collo a questa qui? Evidentemente no. Quindi ci sono una serie di operazioni spirituali che si possono fare nella Divina Volontà. Lì c'è scritto che quello che non può fare con il corpo lo fa con l'anima, entra, fa suo il divino volere e porta nella Divina Volontà a Gesù tutto quanto quell'amore, quella consolazione sua e di tutti, e tutto quanto quell'affetto, quel compatimento che materialmente non poteva fare. Questa operazione è fondamentale capirla, perché con la Divina Volontà, dobbiamo tenere presente insomma che il destinatario poi di questa cosa era Gesù. Quindi quando io faccio un'operazione nella Divina Volontà, questa va a beneficio di tutti. Solo che mentre tutti non se ne accorgono, perché non lo percepiscono sensibilmente, Gesù, che è Dio per natura, quindi la divina volontà ce l'ha in dotazione per natura, quanto la sua natura divina, e l'ha sempre assecondata e l'ha sempre servita con la sua volontà umana, è come dire, percepiva questo atto, d'accordo? A differenza di noi. Quindi se la Madonna entra nella divina volontà e attraverso la divina volontà raggiunge il cuore di Gesù, l'anima di Gesù, i sentimenti di Gesù per portargli il suo amore, il suo compatimento, la sua riparazione, la sua adorazione e tutto quello che non poteva fare con i gesti del corpo, lo poteva fare nella divina volontà e c'era, tra l'altro c'era, come dire, il vantaggio che in quel momento, essendo il destinatario Gesù in persona, queste cose gli arrivano. È così, quando noi facciamo una riparazione eucaristica nella divina volontà, cioè le cose che riguardano direttamente il nostro Signore, come uno, cioè, il nostro Signore vede anche un minimo movimento nel nostro cuore, quindi il nostro Signore, tutto quello che dentro di noi c'è, è continuamente a giorno come a mezzogiorno. Cioè il nostro Signore vede un pensiero nascosto, vede un minimo movimento dell'anima, vede, come dire, una minima intenzione, tutto, ecco, senza la possibilità di potersi in nessun modo sottrarsi, celarsi e nascondersi da questo sguardo, che è uno sguardo certamente d'amore, ma è uno sguardo oggettivo. E ecco, non... Allora, Francesca Re Davide, da poco seguo le catechesi e non ho capito cosa sono i giri. Per favore mi aiuti a capire. Sì, lo faremo qui in 2 o 3 minuti. Ecco, faremo qualche esempio. Tuttavia, ecco, spot pubblicitario, ciclo di catechesi, il dono della Divina Volontà. Le puntate che riguardano i giri. Quando io parlo di miei cicli di catechesi, per andarli a trovare ci sono varie possibilità, lo devo dire questo qui perché questa è una trasmissione che dura poco, però chi vuole approfondire, fermo restando che ci sono tanti apostoli molto più bravi di me sul tema della Divina Volontà, quindi se preferite sentire qualcun altro va benissimo, a noi non ci importa assolutamente nulla, basta che la Divina Volontà sia conosciuta e amata, chi ne parla, non c'è nessun problema. Ecco. Però se qualcuno cerca del mio materiale, si iscrive al mio canale YouTube. Il mio materiale sul canale YouTube è organizzato attraverso le playlist, si chiamano così. Devo andare a cercare le playlist. Nelle playlist ci sono i titoli degli argomenti. Quindi
questo ciclo di catechesi si chiama Il dono della divina volontà. Sul mio sito web, nell'area download, l'equivalente dei video si trova sempre in formato MP3, che si può ascoltare in streaming dal sito o scaricarlo sui propri dispositivi. Gli MP3 miei vanno anche sulle due principali piattaforme fruibili per i dispositivi mobili, quindi sia Android che Apple. Si chiamano uno Google Podcast e l'altro è Podcast Semplice, d'accordo? Anche se le applicazioni possono anche girare, ho scoperto, cioè Google Podcast gira anche su iPhone e il podcast di Apple gira anche su Google Podcast, quindi vabbè. Però certamente l'integrazione è migliore evidentemente nel dispositivo proprio, no? È ovvio questo qui, ecco, perché ognuno può tirare l'acqua al proprio mulino. Quindi queste cose le trova. Tra l'altro, per quanto riguarda i giri, io ho appena cominciato, proprio per andare incontro a chi fa fatica a capire la dinamica dei giri, sperando che il nostro Signore mi dia del tempo, perché avrei voluto essere molto più sollecito, è partito, adesso si è un attimo fermato, io adesso appena mi basta trovare un quarto d'ora, 20 minuti per fare un paio di giri, registrarli. Comunque, volevo dire che sia sul mio sito web, non su YouTube, perché queste sono cose, diciamo, che il video giova poco, no? È bene che uno si scarica una cosa del genere, si mette le cuffiette, esce all'aria aperta, se uno sta a fare il giro sul mare o sul sole, mi pare che sono i giri che ho già fatto, sul cielo, adesso non sul vento, non mi ricordo, è bene che se ne va all'aria aperta, si mette le cuffiette con i fili o wireless, come gli pare, e lo vive nell'habitat suo, no? Quindi ho cominciato a fare i giri nel Fiat creante, i giri nel Fiat redimente e i giri nel Fiat santificante. Ci sono 2-3 episodi a podcast, potete già andarli, si chiamano proprio così, giri nel Fiat creante. Capite che se andate su un podcast e cercate giri nel Fiat creante, troverete soltanto le cose, perché non ci sono molti autori che fanno, diciamo così, pubblicazioni analoghe. Non si andava a cercare Vangelo, insieme alle mie catechesi sul Vangelo trovate altri 50.000, anche di grandi predicatori sul Vangelo. Giri nel Fiat creante, da quello so che mi risulta, non li troverete, insomma, per ora ancora in giro, sperando che poi tanti altri confratelli li facciano, migliori, più numerosi, più belli dei miei, così sarà più difficile, ecco, sarà più bella e più entusiasmante la ricerca. Scusate, detto tutte queste cose, cos'è un giro? Un giro è andare a contemplare, cercare un'opera della Divina Volontà in ciascuna delle realtà in cui la Divina Volontà si è manifestata e ha operato. Dove si è manifestata la Divina Volontà? Abbiamo tre grandi azioni, tre. La creazione, il cosiddetto Fiat creante. La prima manifestazione della Divina Volontà nella creazione fu Fiat Lux, Genesi 1:3. Dio disse in ebraico Yehi Or, Fiat Lux. E la luce fu, il primo Fiat. A quel Fiat poi è seguito sia il firmamento del cielo, sia i pesci del mare, quindi tutti quanti i Fiat con cui la Genesi descrive 7 giorni della creazione. Questo significa che in tutte le cose create che noi vediamo, ma in tutte, c'è un atto della Divina Volontà. E quell'atto della Divina Volontà è portatore di una peculiare forma di amore per te e per tutti. Ora, il nostro compito è andarlo a cercare, ad accogliere, a trovare, a farlo nostro, a ricambiare amore con amore, e poi nel giro si fanno anche altre due operazioni. Il sole è una creatura tanto bella e tanto utile, ma non è intelligente come me. Però la creatura sole è un atto di amore della Divina Volontà, il fatto che ci sia. Non gli può dire grazie e non gli può dire il ricambio del suo ti amo, ma glielo posso dire io a nome del sole. Addio. Allora, nel giro, dopo che gli ho detto grazie, ti amo anche io per il sole che hai creato, dico anche, metto il mio ti amo nel sole. Poi c'è un altro problema, che i membri della razza umana sono tanti. Adesso siamo circa 7 miliardi, a quanto ne so, adesso non so, dopo tutte tante le pandemie siamo diminuiti un po', ecco, ma più o meno nel mondo dovrebbero starci intorno ai 7 miliardi. Se mi sbaglio, mi corrigerete, non sono un esperto in demografia, comunque 6-7 miliardi dovremmo essere.
Secondo noi di questi 6-7 miliardi, quante persone, alzando gli occhi e vedendo il sole, dicono: Signore mio, ricevo il tuo ti amo da questa splendida creatura che mi dà la luce, il calore e che fa vivere il pianeta Terra, e lo ricambio con il mio ti amo per me, per tutti e anche per lui che non può farlo. Questo è un giro, questo qui che ho appena fatto, eh. Quante persone, anche senza fare il giro, dicono: Signore, ti ringrazio perché hai creato il sole. Magari qui scrivete nei commenti, secondo voi, un numero su 7 miliardi. Quanti faranno questa operazione? Tutti e 7 miliardi è un po' difficile, d'accordo? Ecco, ma siccome Dio desidera che l'amore suo sia riconosciuto e ricambiato da parte di tutti, io, nella divina volontà, che abbraccia tutto e tutti, posso compiere questo gesto. Per tutti. Non come una poesia, ma come qualcosa di efficace. Poi ci sono i giri nel fiat redimente. I giri nel fiat redimente. Allora, per quanto riguarda i giri nel fiat creante, c'è un'opera di Luisa Piccarreta, anche questa la trovate sul mio sito web e trovate sia il PDF che le 24 ore del pio pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà lette dal sottoscritto con un sottofondo musicale. Lì, per esempio, c'è una bella rassegna nelle prime 10, no, 8-9 ore di giri nel fiat creante, perché poi comincia con i giri nel fiat redimente, perché comincia a girare nella vita terrena di Gesù. E lì si impara, ci sono dei begli esempi, nel sole, nel vento, nel mare, nel cielo, eccetera. Poi ci sono i giri nel fiat redimente, il più bel giro di tutti nel fi del fiat redimente sono le 24 ore della passione. Perché quello non è semplicemente un guardare la passione di Gesù, ma chi fa l'ora della passione vedrà che Luisa comincia, ti bacio la mano destra, ti bacio la mano sinistra, cioè c'è una partecipazione, un coinvolgimento. Dire quel ti bacio quando, cioè non è un gesto poetico, cioè mentre io dico ti bacio la mano destra, fuso con la divina volontà, quel bacio a Gesù gli arriva e non solo gli arriva adesso. Ma quel bacio gli arriva 2000 anni fa, quando su quella mano la stavano trapassando col chiodo. Questo è il mistero che Gesù ci ha rivelato, eh? Queste cose non si sapevano prima. Cioè, perché? Perché la divina volontà è al di fuori e al di là del tempo e dello spazio, per cui appena io entro in lei, tutto ciò che è, dovunque si trovi, in ogni istante del tempo e dello spazio, è compreso. Quindi io in un attimo mi faccio presente a tutto, quello che voglio. Non perché lo voglio io, ma perché è posseduto dalla divina volontà. Capito? Ecco, lì si impara benissimo. E la seconda parte del pio pellegrinaggio dell'anima nel divin volere ha dei giri nella vita di Gesù, non soltanto nella passione, ma anche nella vita terrena, nella nascita, nei primi passi che Gesù mosse, Gesù bambino, Gesù adolescente. Tantissime bellissime cose. Chiaramente il fiat redimente è cominciato con l'Annunciazione, con la risposta di Maria all'angelo. Ecce ancilla Domini, fiat, vedete, mihi secundum verbum tuum. Anche le ore della passione, chi avesse difficoltà a reperirle, sul mio sito web, e i podcast si trovano anche sulle altre piattaforme che vi ho detto, non solo sul mio sito web, ci sono i PDF. E le 24 ore della passione recitate dal sottoscritto con sottofondo musicale. Tra l'altro le sto revisionando, cercando di perfezionarle un po', togliendo delle imperfezioni, insomma, perché mi sono accorto, perché ogni tanto le uso anch'io quando non posso farle direttamente, che c'erano dei momenti, insomma, in cui quando uno c'ha il registratore e registra al volo senza riandare a vedere, ci può essere uno fa un colpo di tosse o fa uno sbadiglio, purtroppo per debolezza. È brutto e ci sono gli strumenti per correggere queste cose, quindi sto anche facendo questo lavoraccio, perché è un lavoraccio, però bisogna farlo in modo tale che se, siccome so che c'è gente che usa queste cose e manco poche, vorrei essergli di aiuto nella preghiera e non di fastidio e di ostacolo. Poi ci sono i giri nel fiat santificante. Il fiat santificante, la cui diciamo pienezza ancora dobbiamo vederla, ma è quello che Gesù ha inaugurato nel Padre nostro. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, cioè che sia fatta la divina volontà come in cielo e così in terra. E
Il fiat santificati sono tutte quante le opere che Dio fa in ordine alla santificazione dell'uomo. E chiaramente dentro questo fiat santificato, questo è un mondo vastissimo, perché è un'opera, a mio modestissimo avviso, del fiat santificante, anche tutto quello che mi capita durante la giornata. D'accordo? Perché tutto quello che Gesù permette o opera nella mia vita è sempre per la mia santificazione. E quindi lì, cioè, il mondo, che capite, i mari del fiat sono infiniti. Perché già per andare a scandagliare tutta quanta la creazione, sfido chiunque. Per cui non si parla tanto della creazione. Già se uno volesse scandagliare il pianeta Terra, non ce la farebbe mai. Dovrebbe essere zoologo, dovrebbe essere botanico, dovrebbe essere anatomo, conoscere benissimo il corpo umano, conoscere benissimo le specie della Terra, conoscere tutte quante le piante, gli animali. Già così te impazzisci, d'accordo? Ma poi ci sta il sistema solare, ma poi ci stanno le galassie, ma poi ci stanno i milioni di anni luce dell'universo, capito? Tu la fai a prendere il fiat creante. Cioè, se uno stesse tutta la vita non facendo niente dalla mattina alla sera, non ci riuscirebbe ad andarla a prendere. Non parliamo delle opere della redenzione, e non parliamo ancora di meno delle opere della santificazione, che sono veramente un oceano infinito. Ecco, quindi è qui, più si gira. E meglio è, perché ogni volta che uno fa un giro riceve il beneficio di quel particolare atto della divina volontà, anche se non ne sente, come dire, la percezione sensibile, ma è enorme, e non soltanto riceve per lui, ma quello va a beneficio di tutti coloro in nome dei quali, anche se non lo sanno, si è compiuto questo gesto. Spero di essere stato chiaro. Nelle catechesi, questi punti certamente sono ulteriormente approfonditi. Pax 61. Buonasera padre, anche Sant'Annibale di Francia ha abbracciato la divina volontà. Può dirci qualcosa al riguardo? Ma certamente sì. Come no? Non so tantissimo perché non ho avuto modo di approfondire bene la vita di questo grandissimo uomo. So solo che all'ultimo pellegrinaggio che abbiamo fatto prima del lockdown a Roma, una cara figliola sapeva che nella chiesa, mi pare che sta via Asti, adesso non mi ricordo, c'era un grande dono che ci ha esposto il cuore incorrotto di Sant'Annibale di Francia. Io l'ho visto. Su Facebook, ho anche un pochino di tempo fa sulla mia pagina Facebook, ho postato una foto, quindi se uno va sulla mia pagina Facebook e vede le foto, non avrà difficoltà a un certo punto a vedere che sulle mie spalle si vede molto molto bene, c'è proprio il cuore, proprio il cuore, proprio il cuore integro, incorrotto ed esposto. Ricevette degli elogi da Gesù stesso, soprattutto perché lui curò tantissimo la pubblicazione, la diffusione dell'ora della Passione, non solo, ma le anche completò, perché non tutti sanno che le riflessioni e pratiche delle ore della Passione le ha scritte Sant'Annibale di Francia. E ci sono anche alcuni insignissimi maestri, doveroso per me citarlo, perché io sono l'ultimo arrivato in questo tema della Divina Volontà, anche se mi prodigo abbastanza, ma sicuramente insomma c'è chi è molto più grande e più esperto di me, e so che chi è molto più grande e più esperto di me dice che in caso di necessità o quando non si ha tantissimo tempo si possono mettere le riflessioni e le pratiche, perché l'ora della passione in senso stretto, oltre alla preparazione e al ringraziamento, è proprio l'ora della passione, perché le riflessioni e le pratiche appunto sono state aggiunte da Sant'Annibale di Francia. Quindi, per carità, Sant'Annibale di Francia è un fenomeno, quindi bisogna farle, ma in caso di necessità si possono anche omettere. Moltissime altre cose io a livello biografico purtroppo non le so ancora. Voi, se sapeste quante cose mi piacerebbe fare e approfondire, ma le giornate sono sempre molto corte e il tempo scorre molto veloce, per quanto uno faccia il possibile per impiegarlo bene e per santificarlo al meglio. Non c'è. Qui purtroppo siamo proprio limitati. Tanto tempo non ci sta, insomma, al mese. Ma arrivano una caterva di email, di impicci, di messaggi, cioè, veramente va tutto bene, perché più o meno riusciamo poi sempre. Certo, pensate, cioè, la gente che risponde a una mail dopo 10 giorni possono pensare che io sono un cafone o che ho poca carità.
non si rendono conto che io ho 50 mail arretrati, per cui cioè, non posso stare tutto il giorno davanti al computer a rispondere alle mail. Anzi, il tempo che posso dedicare a questa cosa è poco, pochissimo. Anche perché io ho principalmente ho una parrocchia. Io adesso posso fare tutte queste trasmissioni anche in streaming perché stiamo in lockdown. Perché questa, grazie a Dio, è una parrocchia piccolina. Ma se io stessi in una parrocchia un pochino più grande, ce le sogneremmo tutte quante queste seratine in streaming. Insomma, non sarebbe proprio possibile. Perché di un parroco, evidentemente, il primo dovere, il principale dovere, è la cura pastorale delle anime. Quindi, purtroppo, non ce la faccio, quindi a sta presa troppe cose. Cerco di fare il possibile. Comunque, se c'è qualcuno tra gli ascoltatori che ogni tanto mi ha scritto qualche mail, io poi lo specifico ogni tanto quando rispondo, sappia che faccio il possibile. E poi delle volte arrivano delle mail per lunghe non poco, per cui cioè, non è che uno prende e le risponde senza leggerle, deve leggere prima, capite? Quindi, leggerlo, se non è in lunga, ci metti un pochino di tempo, specialmente se non è impegnativa, che la devi leggere insomma standoci con la testa, insomma, no? Anche perché devi rispondere adeguatamente, quindi vabbè, va tutto benissimo. Però purtroppo un approfondimento come piacerebbe serio della vita di Sant'Annibale di Francia, questo per dire, non ho avuto modo di farlo. Abbiate pietà, abbiate pazienza. Don Leonardo, se mi fondo in Dio e ho desiderio di raggiungere una persona lontana e voglio accarezzarla, abbracciarla, posso farlo? E nella divina volontà, evidentemente, certamente sì. Ecco, non, mi perdoni la battuta, che tanto certamente è una battuta, no? Ecco, evidentemente questo non è un fatto in questa vita, poi dall'altra parte è un altro discorso, ma in questa vita, a meno che il nostro Signore non faccia qualche miracolo, che è sempre dubbio, sempre possibile farlo, non ne avvertirà la percezione sensibile né lei che desidera, diciamo così, accarezzare e abbracciare qualcuno, né l'accarezzato o accarezzata e abbracciato o abbracciata. Però certamente questa è una cosa che si può fare. Ecco, nell'altro mondo queste cose si faranno molto molto meglio e in forma molto molto bella. Chiara Leonilde, Gesù dice, mi pare nel capitolo 17, nel libro 17, che i cori degli angeli sono in base alle verità della divina volontà conosciute. Non esattamente, Chiara Leonilde, questo l'abbiamo meditato questa mattina. Lui dice che la gloria, quindi la differenziazione degli angeli, è proporzionata al numero di verità, alle conoscenze sulla divina volontà ricevute. Non mi sembra, almeno a quanto ne conosco, che faccia riferimento, come dire, a numero di cori, numero di verità conosciute, insomma, no? Non mi sembra esattamente questo. Chiara Leonilde dice, le verità sono qualcosa di specifico. Le verità è tutto quello che Gesù dice sulla divina volontà, le chiama così per, cioè ogni cosa che Gesù spiega. Ogni sfaccettatura che Gesù dà nei singoli capitoli ed episodi dei libri di cielo. Bisogna andare piano piano a leggerli. Quindi, Teresa Camporeale scrive: Don Leonardo, se il cuore vuole vivere nella divina volontà, il padre spirituale dice che è presto ed è meglio vivere prima la vita ascetica, il cuore che deve scegliere. Allora, attenzione a una cosa. L'ordine stesso con cui Gesù ha proceduto con Luisa, diciamo che è di questo tipo. Nei primi 10 volumi Gesù dà una scuola fondamentalmente ascetica e fondata principalmente sull'insegnamento tradizionale, evidentemente a lui molto caro, perché insomma, su vizio e virtù. Perché questa è la base imprescindibile per poter poi vivere adeguatamente nella divina volontà. Ora, è certo che, come dire, un principiante, proprio principiante, cioè una persona che magari è stata tanti anni lontana da Dio e si è appena avvicinata, deve procedere con una certa gradualità. D'accordo? Una persona però che comincia ad avere già un po' di sana vita cristiana, questo poi certamente è una valutazione
e che va fatta insieme al padre spirituale, bisogna vedere, ovviamente, anche se il padre spirituale conosce un po' gli scritti di Luisa Piccarreta, quindi sta un pochino masticando. Io anche suggerisco alle persone di acquisire prima alcune conoscenze, di fare un tempo di conoscenza, di riflessione, un po' come quando uno, cioè, parlo prima di alcune cose, prima di diventare prete, io ci ho messo 8 anni, d'accordo, di seminario, minimo sono 6, oggi, d'accordo, poi per una serie di circostanze, io ci ho messi 8. Due persone che si sposano, stanno per un certo tempo fidanzate, perché? Non per cominciare a fare tutto quello che devono fare nel matrimonio come fanno oggi, questo non si deve fare, è proibito dalla legge di Dio, lo era e lo è anche adesso. Ma il senso del fidanzamento è conoscersi, conoscere le verità l'uno dell'altro, d'accordo? Vedere se sono realmente innamorato, vedere se abbiamo una condivisione di progetti comuni, vedere se posso fidarmi nel fare una vita con te, se lo vogliamo fare insieme, se questa è la nostra reale vocazione. Può darsi anche durante il fidanzamento, come capitò all'epoca al sottoscritto, che stavo fidanzato per tanti anni, si capisca proprio durante il fidanzamento che Dio c'ha altri progetti. Eppure il fidanzamento che ho avuto non è stato un fidanzamento bellissimo, sarebbe stato probabilmente un matrimonio bellissimo, ma con Dio aveva altri piani. Ecco, e me ne sono accorto in corso di via. Quindi non si può fare un discorso a priori, certamente, però non si può fare troppo un compartimento stagno, cioè io che mi sto, come dire, sforzando di vivere nella divina volontà, ci sto provando, poi se ci riesco, questo non lo so proprio, insomma, questo lo sa nostro Signore, quello che posso sicuramente dire è che non è che ho abbandonato la vita ascetica o lo sforzo continuo di correggere imperfezioni, vizi, virtù, una ve l'ho detta prima. Cioè, se purtroppo anche per umana debolezza, durante la registrazione di una cosa che serve alla preghiera del prossimo, mi accorgo che c'è una cosa che dà fastidio, la devo togliere. Quella è una cosa da correggere, d'accordo? Molto molto terra terra, così come ci portiamo dietro una montagna di piccole cose, di difetti. Quindi, nel senso che se uno aspetta che diventa un santo tradizionale, quindi prima di farlo, io lo so, insomma, arriverà a 100 anni prima che entra. Quindi non si fanno passi affrettati, a mio avviso. Non si può fare una cosa del genere sulle ali dell'entusiasmo o senza avere una, come dire, percezione di questo. Per esempio, San Luigi Monforte dice: prima di fare la consacrazione Totus Tuus, 33 giorni di preparazione, d'accordo? Dove ci devi anche un pochino pensare. Preferibilmente la confessione generale prima di fare la consacrazione totus tuus, no? Quindi per farti capire che è una cosa impegnativa, che è un passaggio, insomma, no? Non ci sono regole per la divina volontà, io non, almeno non le conosco, cioè non so, cioè, negli scritti fino adesso non ho trovato niente che parli di queste cose. E non so se chi è più bravo, chi è più grande, chi è più avanzato di me in questo mondo dà o sa o fornisce qualche indicazione in merito. A me sembra che non si debbano né troppo accelerare i tempi, quindi fare dei passi prematuri senza essersi reso conto, insomma, di quello che significa, perché cioè, la maturità nella vita della mia volontà porta alla rinuncia in tutta la nostra volontà, che non è un fatto, una poesia di chiacchiere, è una cosa che poi, cioè, insomma, pesa in senso buono, certamente ci sono tantissime gioie, tantissime felicità, per cui, come dice Gesù nel Vangelo, il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero. Però, insomma, se uno non ha le spalle ancora adatte per portarlo, può rimanerne, come dire, schiacciato sotto, no? Quindi, né troppo presto e nemmeno aspettare, come dire, come disse una volta Gesù, credo a Santa Faustina, dice: se aspetti di essere santo per amarmi, non mi amerai mai. Amami come sei, d'accordo? Io riconosco le tue debolezze, io riconosco le tue miserie, le conosco, quindi è un problema soprattutto di verificare quanto il nostro cuore sia veramente, fermamente risoluto a abbracciare questa vita e a farne la ragione, come dire, globale della propria esistenza. Perché la divina volontà si fa dovunque,
La vita davanti alla fa un sacerdote, la fa un religioso, la fa un consacrata, la fa un monaco, la fa una moglie, la fa una mamma, la fa un marito, la fa un single, lo fa un lavoratore. Cioè, la divina volontà non è, come dire, una vocazione specifica, ma è l'orizzonte della nostra vita dentro cui tutto ciò che noi viviamo si va poi a vivere in un certo modo, cioè come Dio comanda, come Dio vuole. Quindi spero di aver di essere stato chiaro, no? Io poi non amo, come dire, dare giudizi sulle valutazioni dei confratelli, perché dato che mi chiedeva, insomma, che il padre spirituale dice questa cosa, allora, numero uno, non è mai una cosa secondo la volontà di Dio che un confratello, che io dia una valutazione su un operato di un confratello che appunto non conosco, e so soltanto per questa cosa che mi dice quest'anima. E certamente non posso azzardarmi a fare, ma quindi non si fa. Punto secondo, io presumo sempre, questo dobbiamo sempre farlo su tutti, che se un mio confratello dice una cosa, c'ha le sue buone ragioni per dirla. Punto secondo. Punto terzo, c'è anche una terza cosa, quindi ci sono stili e stili, modi e modi di fare la direzione spirituale, che sono differenti. Sono tutti quanti rispettabili, però ognuno poi sceglie il proprio. E io ho, come dire, il mio modo di fare la direzione spirituale, che chiarisco molto bene, insomma, poi anche alle anime, che non è il migliore, ma è il mio. D'accordo? Può darsi anche che non sia, sicuramente non lo sarà, il migliore, che abbia delle pecche, perché non è detto affatto che sia perfetto, ma è il mio. Quindi se qualcuno ha difficoltà con questo modus o cerca altro, tranquillissimo, d'accordo? Non c'è assolutamente nessun problema. Quindi fossero tutti padri spirituali e tutti profeti, diceva l'Antico Testamento in Israele, non c'è problema. Ecco, però è brutto poi andare a prendere posizioni, no? Di Marco Rosi scrive: Don Leonardo, ho letto il volume 1, capitolo 14, dove Gesù chiede a Luisa di non gustare cose buone, di non riposare. Queste sono cose. Siamo chiamati. Allora, figlioli miei cari, queste non sono cose, come dire, per cui si va all'inferno in paradiso. Per andare in paradiso bisogna osservare i 10 comandamenti. D'accordo? Basta. Santa Teresa diceva: qui non stiamo parlando di salvezza dell'anima. Per essere salvi bisogna credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ovviamente, noi che siamo battezzati, vivere la vita della Chiesa, quindi frequentare i sacramenti, confessarsi almeno a Pasqua, comunicarsi almeno a Pasqua, 5 versetti generali della Chiesa. Anche qui, consiglio per gli acquisti, mio ebook, i miei podcast in giro su queste cose qui, no? Osservare i 10 comandamenti. Basta. D'accordo? Basta. Fa questo, dice Gesù, al giovane ricco, e vivrai. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. È chiaro che queste cose, prima quella sorella o quel fratello ha fatto una domanda, no? Dice, no, proprio l'intervento precedente, ci bisogna fare prima una vita ascetica. Questi sono gesti ascetici. Perché? Perché se tu non impari che ti andrebbe di mangiarti una porzioncina di patatine e dici: no, te le offro a te Gesù, non me le mangio adesso, me le mangio domani. Non è che non le mangio più tutta la vita. Adesso no, le offro a te. Se non impari a dire di no alla tua volontà in cose così piccole, come farai a dire di no alla tua umana volontà quando il nostro Signore tipo, ti chiamerà cose grosse? Perché vivere nella divina volontà vuol dire vivere senza volontà propria. Allora, non è che Gesù, cioè, non si deve pensare a una vita di questo genere: ah, non posso più mangiare patatine, non si dorme più, non si vede più un film, non si può fare più niente. No, d'accordo, no. Però, se oggi mi viene l'ispirazione che sento nel cuore, non lo guardare il film. Vai in chiesa a fare l'ora santa ed è un'ispirazione, imparo a riconoscerla come tale. Io subito dico: ma certo, vado. Poi domani non mi viene questa ispirazione. E se è un bel film, il Signore, la Divina Volontà mi dirà: rilassati un pochino, d'accordo? Limitatamente al divertimento e alla distensione che ti può dare questa cosa, prenditela, d'accordo? Capite? Però noi dobbiamo essere sempre pronti. E questa è una cosa che si acquisisce con l'allenamento, eh.
Ascesi significa in greco, askesis, significa proprio allenamento. E lo spirito è come il corpo. Cioè, se uno vuole essere un calciatore, sapete che allenamenti fanno i calciatori, le preparazioni, le cose? Se uno vuole essere un musicista, è la stessa cosa. Se uno fa l'attore, prima che ti impari in copione, che cioè, è la stessa cosa. Capite? Cioè, noi non possiamo pensare che le cose nello spirito, che sono le cose più importanti della nostra vita, siano, co 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 siano così all'acqua di rose, ma non è affatto vero, d'accordo? Ecco perché Sant'Ignazio di Loyola ha scritto un libro che si chiama Gli esercizi spirituali ed è il fondatore degli esercizi spirituali. E gli esercizi spirituali, per chi li fa, che sono cose raccomandabilissime, sono i momenti più belli e più santi di tutto quanto l'anno, se uno li fa come Dio comanda. Ma nel momento in cui non ci sono i manubri, non ci sono i tapis roulant, non ci sono le panche, non ci sono le squat, d'accordo? Ma c'è l'anima che prende i manubri, prende i bilancieri, d'accordo? Prende il tapis roulant e comincia a correre, capite? La cyclette e comincia a pedalare, eccetera, eccetera. Sono esercizi che fa l'anima e sono più importanti di quelli del corpo. San Paolo dice: l'esercizio fisico giova a poco, quindi un pochino sì, perché ci fa stare bene nel corpo, ma l'esercizio dell'anima giova molto. Ecco. Bene, sto scorrendo ancora, abbiamo un pochino di tempo, non tantissimo. Il fiat santificante non è l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa come i sacramenti, anche, certamente. Il fiat santificante è anche questo, possiamo anche concedere che sia principalmente questo. Ma non solo questo. Pasqua 370, ho chiesto al Signore di fare la sua volontà per una malattia. Il giorno dopo ho fatto l'esame e non solo non avevo la malattia in questione, ma anche una presente malattia cronica era scomparsa. Benissimo, benissimo. Il Signore non ci faccia mai avere timore di nulla, quindi. Voglio sapere, se una madre va in paradiso e il proprio figlio si danna, come può quest'ultima godere del gaudio eterno? Godrà assolutamente del gaudio eterno, perché se il figlio si è dannato, noi non possiamo. Allora, noi viviamo. È chiaro che tutte quante le cose che abbiamo vissuto sul pianeta Terra, nell'altro mondo si trovano. Ma come hanno testimoniato, ci sono testimonianze anche, bisogna andare a cercare in giro, adesso non mi ricordo le fonti qui di doni che il Signore ha fatto con qualcuno che ha parlato dell'aldilà. Dicono tranquillamente che non soffrono assolutamente, non solo non soffrono per la dannazione di un figlio, ma sono perfettamente uniti con la volontà di Dio, perché chi si è dannato ha strameritato di dannarsi. Ed è una persona che ha sputato per una vita intera, proprio calpestato, disprezzato, fino alla fine in maniera imperterrita e imperdonabile, tutti i doni, le grazie, le misericordie, i tentativi di salvezza che Dio gli ha fatto, ed ha preferito schifezze, d'accordo, o il nemico di Dio a colui che infinitamente lo amava, che è morto in croce per lui. Quindi, cioè, già se noi ci pensassimo adesso, chiaramente quando si va in paradiso, la fusione con la divina volontà, che qui cerchiamo di ottenere attraverso anche gli atti di fusione, è assoluta, d'accordo? Ecco, per cui, cioè, ciò che Dio fa è nostro ed è assolutamente amato al 100%. Qui non lo si può capire perfettamente, d'accordo? Ma è così. Oh, vedo che sono finite le domande, per grazia di Dio. Quindi, prima che ci tolga la parola Instagram, che tanto ci manca assai poco, questione di un paio di minuti, possiamo darci una bella benedizione e, se credete, appuntamento alla prossima settimana. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Alla prossima, se Dio vuole, Dio vi benedica, Ave Maria.